Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video vi propongo una classifica dei 100 giochi più belli di sempre. Andremo a scalare la classifica dal numero 100 al numero 90, buona visione ragazzi. Al centesimo posto di questa classifica troviamo WarioWare, un gioco per Game Boy Advance, scusate ragazzi, e GameCube. È un gioco in pratica dove c'è un produttore di giochi virtuale che noi andremo a comandare una serie di minigame che in seguito nel 2011 e nel 2014 vennero rilasciati per gli shop di Nintendo DS e le shop di Nintendo. Al numero 99 troviamo Spec Ops The Line, un gioco sparatutto in terza persona annunciato nel 2009 nel Game Award e rilasciato nel 2012 mi sembra per l'Europa per console PlayStation 3, Xbox 360 e Microsoft. E questo gioco in seguito venne anche messo nel PlayStation Plus a livello di gioco gratuito. Al numero 98 abbiamo Paper Place, un gioco in cui noi dovremmo essere un ispettore della dogana e occuparci dell'immigrazione. Questo gioco è stato rilasciato nel 2013 fino a finalizzare al 2014 una versione per iPod. Questo gioco è stato rilasciato per Windows, Linux, OS X e come dicevo fino ad arrivare ad una versione per iPod nel 2014. Al numero 97 troviamo Drive Club, un gioco di guida arcade rilasciato nel 2000, cioè dichiarato nel 2013 e rilasciato in seguito nel 2014 con una versione PlayStation Plus da Sony. Questo gioco generò molte polemiche perché comunque non poteva essere giocato senza PlayStation Plus, quindi Sony decise di cambiare la propria politica e di permettere ai giocatori di Drive Club di poterlo giocare anche senza abbonamento PlayStation Plus, rilasciando una versione unica e rimuovendo la versione PlayStation Plus il 6 ottobre del 2014. Alla posizione numero 96 troviamo Bride, un gioco platform rompicapo rilasciato da uno sviluppatore indipendente, inizialmente sviluppato per Microsoft e console Microsoft nel 2009, in seguito venne anche rilasciato per console PlayStation 3. Can you get it when you miss me? Like I'm with whiskey, drinking Jim Beam. Yeah, baby, do it that way? Do you do that? Do you take a break? Yeah, you know that I'm a beast when I kill it on the beach, like it's sex on the beach, like it's Malibu. Take it to the. Al numero 95 troviamo Super Hexagon, un gioco rompicapo rilasciato per i sistemi operativi Windows e OS X nel 2012. Fino al 2013 ancora non era stato finalizzato per i sistemi Android, dopo venne finalizzato per i sistemi Android, BlackBerry e tutto il resto. Alla posizione 94 ragazzi troviamo Air Story, un gioco interattivo rilasciato nel 2015 per Microsoft e OS X. È un gioco in pratica in cui noi saremo impegnati a trovare un uomo scomparso tramite degli interrogatori. Il gioco sarà incentrato sulla moglie, in pratica dovremo scoprire che fine ha fatto questo uomo. Allora,
Alla posizione numero 93, ragazzi, troviamo Super Monkey Ball, un gioco rilasciato nel 2001. Era stata rilasciata una versione arcade da bar, diciamo, i giochi cabinet. In seguito venne rilasciato anche per GameCube e Nintendo Wii. Questo gioco nel 2001 era caratterizzato nel particolare in gioco da bar, come dicevo prima, e il suo joystick era a forma di banana, quindi facilmente riconoscibile. Era un gioco che andava per la maggiore nel periodo 2001. Al numero 92, ragazzi, troviamo Final Fantasy XII, rilasciato nel 2007. Questo videogame ha venduto 6 milioni di copie, ragazzi, un vanto per la casa produttrice di Final Fantasy. Questo titolo è stato rilasciato per più console, per svariate console, comprese Nintendo, DS e altre mini console. È un titolo veramente straordinario, è un titolo che molti giocatori ricorderanno, molti giocatori della serie di Final Fantasy. Like it's sex on the beach, like it's Malibu. Take it to the California way, 'cause we do it, yeah, baby. We can California carry like we on it. Iced up, yeah, on the flow. Get it mic'd up. I put it down like this 24/7. Let me have the fucking get it, Seagram 7-8. Al numero 91, ragazzi, troviamo Prince of Persia: The Sands of Time. Le sabbie del tempo, ragazzi. Un gioco che risale all'epoca del 2003. Un gioco che fu rilasciato per svariate console, PlayStation 3, Xbox, cioè PlayStation 2, Xbox e altre console, quale GameCube, Game Boy. Questo gioco ebbe un grande successo, ragazzi. Dopo di questo ci fu un sequel, una saga dedicata proprio a Prince of Persia. Al numero 90 troviamo Katamari Damacy, un gioco giapponese mai stato rilasciato per l'Europa. Questo gioco venne rilasciato nel 2004 per una versione PS2 e venne rilasciato semplicemente per gli Stati Uniti d'America e Canada, e sinceramente sono anche contento che non è stato rilasciato per una versione europea, anche perché non era tutta sta grande bellezza, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like e non mancate al prossimo episodio dei top 100 giochi più belli di sempre. Un saluto a tutti da Maxi, al prossimo video.